Ciao a tutti, oggi video istruttivo fra virgolette sulla zucca. È un ortaggio che, come avrete capito, ci piace tantissimo e infatti abbiamo fatto davvero tantissime ricette a proposito, le trovate in alto nelle schede e anche sotto nella descrizione. In questo video quindi vi facciamo vedere in poche e facili mosse come appunto tagliarla e anche come utilizzarla al meglio. Infatti vi daremo dei suggerimenti sulla cottura e anche sulla conservazione, ma prima di lasciarvi al video volevo darvi un consiglio più generale sulle qualità della zucca. La mantovana o in generale Marina di Chioggia, Delica sono le mie preferite. Scegliete queste zucche perché sono veramente buone. Fate le ricette con queste zucche e poi non ditemi che non vi piacciono. Se fate i furbetti e utilizzate la zucca sbagliata, non va bene. Vi lascio al video e fatemi sapere voi quali sono le vostre zucche preferite, anche le vostre ricette preferite con la zucca, sotto nei commenti. Per tagliarla bene, dato che la zucca ha una buccia molto dura e anche una polpa bella importante, avete bisogno di un coltello che tagli molto bene. Non iniziamo a tagliare la zucca dal centro perché, un po' come le carote, in questo punto è molto più dura, ma andiamo sui lati. Quindi iniziamo a fare il primo taglio e partiamo mettendo il coltello, infilzandolo dalla punta. E poi con un po' di forza andiamo a tagliare tutto quanto il lato e taglio anche dall'altra parte. Una volta arrivati a questo punto, la parte difficile è fatta. Togliamo i filamenti e i semi. Così. E raschiamo un pochino di polpa per togliere proprio tutti i filamenti con un cucchiaio, se ce l'avete con uno scavino fate un lavoro anche più preciso. Ed eccola qua, bella pulita. Qualcuno con la parte di scarto, quindi con questi filamenti, ci fa anche delle chips da far cuocere in forno. Stessa cosa per i semi, che invece sono molto più utilizzati e conosciuti. Basterà lavarli un pochino e anche in questo caso farli tostare. Oppure se avete un orto e trovate una zucca buona, non fatevi sfuggire i semini e ripiantateli, perché le zucche nascono quasi sempre e in questo modo potete avere la vostra nel vostro orto coltivata da voi. Vi dirò una cosa ovvia, ma è importante comunque ripeterlo: le dita vanno sempre tenute fuori dalla lama, mai sotto. Lo so, ripeto, potrebbe sembrare ovvio, ma magari uno non ci pensa e poi fa il danno. Quindi con le dita ben fuori iniziamo a tagliare via la buccia. Tagliamo la buccia a piccoli pezzetti, in questo modo ne scarteremo di meno. Arriviamo in alto, sarebbe un po' difficile con il coltello andare a pelare come abbiamo fatto prima, quindi vado a tagliare la zucca a metà, la giro e in questo modo ho di nuovo la parte da scartare in basso. E vedete che in pochissimi minuti la nostra zucca è pronta, pulitissima, e soprattutto le nostre mani sono salve. La zucca ha una forma un po' irregolare, quindi per tagliarla comodamente a cubetti vado a farla prima a fette e poi da qua posso tagliare i vari cubetti. Voilà, facilissimi. Oppure la possiamo utilizzare per le nostre ricette anche così a fette. La potete fare ad esempio al forno o anche arrostita in padella. Al forno è molto buona anche con la buccia, anzi devo dire che con la buccia la preferisco, anche perché nella buccia sono contenute tante sostanze importanti, quindi quando in questo modo si riesce a mantenere è sempre una buona cosa.
Taglio le fettine di zucca a metà, in questo modo entreranno senza problemi nella teglia. E iniziamo a disporle. Quando faccio la zucca al forno faccio sempre un mix tra varie spezie, ci sta benissimo il rosmarino, diciamo un po' le vostre spezie preferite. Io ad esempio metto un pizzico di sale, un goccino di olio, poi vado a mettere un po' di erbe miste, questo è il mix con all'interno basilico, rosmarino, timo, maggiorana, insomma un po' di tutto. Poi vado a mettere un pochino di paprika, questa è paprika affumicata e secondo me con il sapore leggermente dolce della zucca ci sta benissimo, davvero è la spezia sua. E una puntina di aglio in polvere per rendere tutto quanto più rustico e saporito, ma di questo ne vado a mettere proprio una cosa simbolica. Mettiamo in forno, mettiamo il forno bello alto, 185-190 gradi per qualche minuto. Un altro modo per cuocerla è quella di mettere i cubetti in una padella antiaderente. Vado ad aggiungere un po' di cipollotto. Anche in questo caso un pizzico di sale e un filo d'olio. Se la volete lasciare a cubetti e farla leggermente rosolata, potete aggiungere un goccino di acqua, poca poca, coprite con il coperchio e dopo pochissimi minuti togliete il coperchio, la zucca si sarà già ammorbidita e lasciate rosolare. Se invece volete rendere la zucca un po' più cremosa, magari fare una sorta di cremina per degli gnocchi o della pasta, potete aggiungere più acqua, fate cuocere coperto con un coperchio e quando vedrete che la zucca sarà ammorbidita, andrà soltanto schiacciata con una forchetta. Quindi vado ad aggiungere un po' di acqua, io in questo caso la farò leggermente arrostita e metto sul fuoco. Un altro metodo con il quale cuocio la zucca è quella di prepararla al microonde. In questo caso la utilizzerò per preparare ad esempio delle purea per i dolci o ad esempio per fare il cappuccino alla zucca buonissimo o ancora degli gnocchi. Insomma, per tutte le volte che vi serve la zucca in crema. Quindi andiamo a mettere la zucca nella vaporiera, aggiungo l'acqua. Ci chiedete spessissimo dove abbiamo preso la vaporiera per il microonde, si trova facilmente su Amazon, magari vi metto qualche link sotto nella descrizione, ci sono un po' varie misure per tutte le tasche ed è comodissima. Chiudiamo e mettiamo in microonde. Io la cuocio con l'impostazione per il vapore, se non ce l'avete potete mettere a 750 per circa 8 minuti. La zucca si presta molto bene ad essere conservata in congelatore, di per sé è un ortaggio che si mantiene bene fuori dal frigo già di suo. Però quando la comprate e iniziate a tagliarla per pulirla potete fare tutto quanto in una volta, in questo modo ce l'avrete già pronta. Così tagliata a cubetti e conservata in un sacchettino è comodissima, ad esempio se la volete aggiungere a delle vellutate, dei minestroni, delle zuppe, oppure se la volete saltare semplicemente in padella. Risparmiate davvero tantissimo tempo rispetto a doverla iniziare a tagliare e pulire da zero. Quindi la inserisco nel congelatore e questa così si mantiene davvero per tantissimi mesi. Ed ecco la nostra zucca cotta nelle tre versioni che vi abbiamo mostrato, quindi arrostita al forno con o senza buccia, saltata in padella e ridotta in purea. La nostra zucca è pronta, come vedete ci vuole veramente pochissimo tempo, con i nostri suggerimenti anche poco tempo per tagliarla, poi condirla è davvero un attimo e vi viene fuori una cosa deliziosa, se non l'avete ancora fatta provatela.
Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace e fateci sapere anche se vi può piacere l'idea di fare questa tipologia di video dove magari prendiamo ortaggio per ortaggio e vi facciamo vedere come utilizzarlo, come pulirlo e come conservarlo al meglio. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!